Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Oggi vi do il benvenuto della macchina. Siamo tornati indietro, stiamo andando da Primark perché non mi ricordavo se avevo chiuso le finestre, quindi adesso Jobby è andato a controllare. Per noi oggi è sabato mattina e all'ultimo sono le 9.35, ci siamo preparati e abbiamo deciso di andare a fare un giretto da Primark, anche perché sapete che dopo Giorgio subirà l'intervento, quindi per un po' di tempo non andremo in giro più di tanto, e anche perché devo comprare una giacca a Mattias, quindi approfittando quindi che oggi dovrebbero esserci anche i saldi per il Black Friday, andiamo a fare un giretto e vi porto con noi in questa giornata. Spero che vi faccia piacere. Niente, io adesso aspetto Jobby, Jambi è già pronto dietro e ci avviamo. Di ciao. Ciao. Sta arrivando Jobby e noi andiamo, ci aggiorniamo dopo. Allora, rieccomi, è domenica mattina. Ieri non vi ho registrato moltissimo perché da Primark era pieno di gente, perché prima siamo passati alla Decathlon, quando siamo arrivati c'era una ressa incredibile, proprio tutto il centro commerciale, e poi siamo arrivati tardi perché siamo andati a fare un aperitivo con degli amici che abbiamo lì a Verona, e quindi siamo arrivati a casa tardi e non ho più registrato nulla. Peraltro Mattias non è stato benissimo stanotte perché probabilmente ieri ha preso un po' di freddo e non ha digerito, quindi è stato poco bene. Adesso sono quasi le 11 e volevo farvi vedere le cosine che ho preso da Primark, quindi adesso vi appoggio da qualche parte e vi faccio vedere tutto. Allora, il primo sacchettone è quello di Decathlon. In realtà non ci sono dentro tantissime cose, ce ne sono poche, ma ingombrano. È una roba che l'ha già Mattias di là perché ha voluto preso uno skateboard. Me lo portiamo ora che lo facciamo vedere. In realtà voleva prendere i pattini, però non riusciva molto a starci su. Abbiamo provato sia con quelli a quattro ruote e sia quelli a tre, ma non riusciva. Mi sembra un po' troppo piccolo per i pattini. E quindi ha voluto lo skateboard dove ci ha attaccato l'occhio, perché c'erano anche gli stickers. E devo dire che con questo si sta esercitando e un po' riesce ad andare, soprattutto se si mette sopra da seduto. E quindi lo ha voluto e gliel'abbiamo preso, ed è il regalo di mamma e papà per Natale, lui lo sa. Quindi gli altri regali glieli porterà solo Babbo Natale. E questo mi sembra che costava intorno ai 20 euro. Poi vi consiglio Decathlon, soprattutto se avete bimbi piccoli, perché hanno delle cose di buona qualità a dei prezzi ancora super accessibili. Infatti avevo visto una giacca, perché dovevamo comprare la giacca da Benetton, e costava 60 euro. Invece ieri da Decathlon gli abbiamo preso questa qua, che è sia impermeabile sia tiene caldo, e l'abbiamo pagato, se non ricordo male, 34 euro. È molto molto carina, ce n'erano tantissime peraltro. Ha qua il velo all'interno, è molto ma molto calda, è bella imbottita, però è leggera, è imbottita di più sul petto mentre di meno qua sulle maniche. Ha qui le tasche con gli strappi, e invece ha qua le tasche felpate per mettere all'interno le mani, per tenere le manine calde, quindi è fatta davvero super super bene. E dietro qua, dove c'è il cappuccio, ha anche la possibilità di tirare dentro il cappuccio per far sì che il bambino non vada in faccia. E quindi questa è la giacchina, super carina secondo me. E niente, quindi questa qua. Poi questa qua era scontata, invece che 10 euro, mi sembra che abbiamo pagato 4,99 euro, è una felpina in pile, che è fatta così, blu, semplicissima, con la cerniera, con queste scritte rosse. Anche questa è super super calda, e per quando qua nevica da mettere sotto la giacca
noi li usiamo tantissimo, quindi visto che era in offerta ne ho approfittato e vi ho detto l'ho pagata 4,99 €. Poi Jobby si è preso dei calzini, ha voluto prendere la taglia 47,50 perché altrimenti a lui cascano sempre, e ha preso questi che hanno proprio la forma del tallone un po' più stretta, appunto per evitare che gli cadano, perché per come ha lui conformato il piede della caviglia, i calzini questi qua bassi gli scivolano sempre dal tallone e quindi gli danno fastidio ovviamente, quindi ha preso questi. Ultimo acquisto che abbiamo fatto da Decathlon, li avevamo già presi l'anno scorso, li abbiamo presi uguali perché ci siamo trovati benissimo, sono impermeabili e super caldi e sono anche antiscivolo. E sono questi scarponcini qui per la neve. Il brand di tutte le cose che abbiamo acquistato è, ve lo lascio leggere perché è impronunciabile. E anche questi sono, come vi ho detto, impermeabili all'acqua e tengono super caldo perché all'interno hanno questo pelo qua, però non fanno sudare il piede del bimbo. Quindi Mattias l'anno scorso si è trovato benissimo e quest'anno li abbiamo ripresi uguali, ovviamente due numeri in più perché il piede gli è cresciuto. E basta, da Decathlon non abbiamo preso altro. In totale da Decathlon abbiamo speso 110,85 €. Vi dico velocemente i prezzi: allora lo skateboard 24,99 €, la felpa ve l'ho già detto 4,99 €, la giacca 39,99 €, questa è la giacca, perché c'è, invece le scarpe queste qua le abbiamo pagate 34,99 € e i calzini di Giorgio li abbiamo pagati 4,99 €. Questi sono i prezzi. Questa qua è una blusa che mi ha portato Mattia, se basta da Decathlon non abbiamo preso altro. Adesso vado a recuperare il sacchettone di Primark e vi faccio vedere quello che ho preso da Primark. Mentre Giambi salta qua al lato, abbiamo preso la carta regalo. Quest'anno sono rimasta un po' delusa perché era tutta un po' È per Babbo Natale. strappata. L'abbiamo presa per Babbo Natale per impacchettare, scusate, i regali. E questa mi sembra che veniva 2 No, è euro. per Sì, c'è Babbo Natale. scritto. 2 euro questa e 2 euro anche questa. Io trovo di ottima qualità la carta di Primark ed è lunga 5 metri per un'altezza di 70 centimetri. Quindi questi due rotoli, uno è di Harry Potter e l'altro invece è di Topolino. Adesso vi faccio vedere quello che ho preso da Primark. Allora, ho preso questo pigiama qua, pagato, vediamo se c'è scritto, no, poi magari vi dico i prezzi con lo scontrino, mi sembra che costasse 12 o 15 euro ed è fatto così, molto ma molto caldo. Vi faccio vedere la foto. L'ho comprato perché l'altra volta ne avevo preso uno a 13 euro in pile che è morbidissimo, tiene super caldo ma non fa sudare e mi ci sono trovata davvero benissimo. Quindi questa volta ne ho preso un altro, anche perché i vestiti di Primark lavati, rilavati, io li metto poi in asciugatrice, sono sempre perfetti, quindi mi trovo bene e hanno dei prezzi secondo me super super convenienti, quindi ho preso questo. Giambi ha voluto prendere questa macchinina qua fatta di latta, pagata 9 euro, c'è qua il prezzo, che all'interno ha i biscotti, i cookie. Adesso io non so come si apre da qua e all'interno appunto ci sono i biscotti ed è molto ma molto carina. Vuoi far vedere i biscotti? Aspettate che la apro. Fuori. Si apre così e all'interno ci sono due pacchettini di biscotti. Ecco qua i biscottini che ci sono all'interno. Oh. Poi, sempre da Primark, per me, ho preso solo cose per me, non per Mattias perché lui aveva già tutto. Ho preso questa gonna fatta in lana, che è lunga, arriva sotto, diciamo sopra la caviglia, e dietro ha lo spacco fatto così. L'ho presa da abbinare a un maglioncino perché tengono molto caldo con sotto le calze di stivali ed è un outfit secondo me molto ma molto carino. E quindi l'ho presa di questa qua, non mi ricordo il prezzo, mi sembra venisse o 16 o 18 euro. Qui c'è il prezzo ed è 16 euro infatti. Quest'anno, tra l'altro, queste cose in lana, sia i pantaloni sia le gonne, vanno molto ma molto di moda ed è una delle poche cose della moda di quest'anno che mi piace, soprattutto perché quest'anno va di moda il beige, il marroncino, il cammello, che sono colori che a me sono sempre piaciuti. Poi Jobby, per l'operazione, poverino, siccome dovrà indossare il tutore per un mese, avevo bisogno di dei pantaloni larghi che possano entrare appunto col tutore e quindi si è preso due tute semplicissime, una grigia e una nera. Queste costavano 8 euro l'una, vi faccio vedere il cartellino, lui ha preso la taglia XL.
Ah, tra l'altro della gonna io ho preso la XS, però ieri l'ho provata e a me sta un pochino larga, perché le taglie di Primark sono un pochino grandi. Adesso voglio vedere dopo che la lavo, essendo in lana, magari si stringe un po'. Comunque queste tute sono super semplici e sono all'interno felpate, hanno le tasche davanti, qua hanno i laccetti che stringono ed hanno i polsini in fondo e dietro hanno le tasche. E la taschetta. Anzi, una sola qua. E la stessa è quella nera. Per me poi ho preso per 10 euro, quindi anche questo è un prezzo super accessibile, questo maglioncino a collo alto, molto ma molto morbido, bianco con queste righe nere, da mettere sui leggings in pelle o sulla gonna che vi ho fatto vedere prima. Mi piaceva molto, quindi ho deciso di prenderlo. È super super morbido ed è fatto veste molto ma molto largo. Magari dopo, se riesco, ve li faccio vedere indossati, o magari più avanti, visto che vi piace sempre molto, soprattutto quando ve li faccio vedere su Instagram, vi farò un video con gli outfit di Primark o di Shein, comunque con cose low cost, perché io non compro mai cose costose, fatta eccezione delle scarpe, dove soprattutto per l'inverno cerco di spendere sempre i soldi giusti, ma che poi mi durano nel tempo. Infatti ho i Mu da circa 5 anni, li ho pagati perché costano intorno ai 200 euro, li avevo preso tra l'altro con i saldi, quindi li avevo pagati un po' meno, e ce li ho appunto da 5 anni e sono ancora perfetti, mi tengono il piede super caldo e super asciutto, quindi su quello magari investo un po' di più, però sui vestiti cerco di spendere il giusto. Poi c'è mia mamma, come sapete, che mi regala sempre un sacco di cose perché lei è amante di shopping, quindi evito di comprare cose che non mi servono, che non metto, e di spendere soprattutto un capitale. Poi Giambi, sapete che ha la passione per le bombe da bagno, ha preso questa qua a forma di pigna, pagata 1,50 euro. No, è nuova, uova. Ah, un uovo. Non è una pigna, è un uovo. A me mi sembra una pigna. Perché? Perché ha forma di pigna, amore. Ma è una pigna, una bomba da bagno, forma di pigna, ma è forma... qua la carta è forma di uovo. Ah, ok, forma di pigna, ma forma di uovo, ed sono quelle che frizzano. Tieni. Sì, grazie. Poi sempre per Giambi, visto che erano scontate 2 euro, abbiamo preso altre bombe da bagno. Queste qua rosa e queste qua viola, che dovrebbero essere i mirtilli. Queste qua da mettere nell'acqua, sono piccoline visto che comunque lui ha la vaschetta piccola. Infatti quella lì grande a uovo solitamente la tagliamo in 4. E sempre per Giambi altre bombe da bagno, anche queste frizzi, pagate 75 centesimi. Questa qua... è questa qua. Poi sapete che Giobbi ha la passione per le caramelle, quando andiamo da Primark le prende sempre. Ha preso le Mentos classiche e queste qua i frutti, però non mi ricordo il prezzo, magari ve lo dico dopo. Poi abbiamo ancora qualcosa, Giobbi? Sì, io ho preso per il trucco le Beauty Blender, pagate 3,52 euro, le ho già acquistate da Primark e sono ottime. Questa qui era la linea che c'era lì in questo periodo, e siccome le altre che c'erano nelle altre confezioni c'erano all'interno di quelle molto piccole e solo una di quelle grandi, ho preso queste perché utilizzo soprattutto queste qua grandi, quelle piccole non le utilizzo mai. E poi abbiamo preso questi profumatori per la macchina al cotone bianco, dice che dura per 30 giorni, pagati 2 euro, ce ne sono all'interno 2. Poi ho preso i sieri, perché da Primark sono ottimi, ho preso questo all'acido salicilico, che serve per pelle miste e grasse, per contrastare le impurità, e va applicato alla sera. Pagato 4 euro, non l'ho ancora provato, vi farò sapere. Questo qua l'ho provato ieri sera, me lo fai vedere? Ok, ve lo fa vedere Giambi. Ed è un detergente per pulirsi il viso e rimuovere il trucco, pagato 2,50 euro. L'ho provato ieri sera, devo dire che sono rimasta stupita, perché strucca molto ma molto bene, è molto delicato sulla pelle. Soprattutto stamattina quando mi sono svegliata ho usato solo questo per struccarmi, non avevo affatto il nero del mascara sotto gli occhi, perché a volte con alcuni struccanti mi succede. Non brucia assolutamente gli occhi ed è davvero super delicato, io mi ci sono trovata bene. Qua dice applicare sulle mani bagnate e massaggiare sul viso per deteggiare la pelle, risciacquare abbondantemente, ed è un prodotto vegan. Io mi ci sono trovata bene, ovviamente come sempre ognuno ha
un tipo di pelle diverso, una sensibilità cutanea diversa, quindi è sempre bene prima di comprare dei prodotti capire che tipo di pelle si ha. Stavo dicendo, soprattutto testarlo in zone del viso magari un po' più nascoste per evitare che ci siano poi delle reazioni avverse della pelle. Questo qua è con vitamina E, è rosa, e dice che è appunto delicato, un detergente delicato per pulire le impurità e il make up, ed è dermatologicamente testato, e appunto è una crema pulente, quindi tipo latte detergente. Quindi non farà schiuma. Comunque io ieri l'ho usato una sola volta e mi ci sono trovata bene. Poi magari vi faccio sapere più avanti. Qua abbiamo lo scontrino di Primark. Da Primark abbiamo speso 88 euro, come potete vedere. Siamo andati a quella alla Digeo a Verona. Allora, alcuni prezzi ve li ho già detti. Mancava il prezzo del pigiama, che è 15 euro, e il prezzo delle caramelle, che è 1,50 euro. Le altre cose ve le avevo già dette, e quindi basta, questo qua è stato il nostro shopping. Io adesso vado a mettere a posto tutto e noi ci ragioniamo dopo. Allora, rieccomi due giorni dopo. Pensavo di riuscire a continuare questo vlog, ma ho avuto delle giornate davvero piene, sia lavoro sia di impegni, e non ho avuto proprio modo di prendere la videocamera in mano. Infatti è sera, martedì sera, sono quasi le 19. Io ho messo di là la cena e ho detto chiudo il video, perché altrimenti poi lo trascino per troppi giorni, anche perché in questi giorni, domani avrò diversi impegni e quindi tornerò a casa tardi, e poi giovedì e venerdì li dedicherò a Giorgio, perché subirà, come sapete, l'intervento, come vi ho anticipato. Stiamo bene, quindi non preoccupatevi se non vedete video per un pochino. Io appena riesco filmo qualcosa, ma non voglio neanche stare lì a stressarmi troppo, perché non avendo tempo preferisco dedicare quei piccoli ritagli di tempo che ho alla mia famiglia. E quindi niente, io chiudo qua questo video molto semplice, spero vi sia stato di compagnia, vi abbraccio forte forte come sempre, vi ringrazio per il vostro immenso affetto, e anche a nuovo ricordo che se vi va potete iscrivervi al canale, attivare la campanella delle notifiche per non perdere i miei prossimi video e lasciare un like a questo video se vi è piaciuto. Ciao! From the sunshine on my face, so dehydrated, don't know what to say.